Una pittura etica più che estetica che racconta la vita e aiuta a comprenderla nelle sue diverse forme. È quella di Luigi Grande, pittore di origini siciliane, nato a Ustica nel 1939 e ligure di adozione, dove risiede e ha il suo laboratorio a Sesto Levante, dove è diventato cittadino onorario. Nel Tiguglio la sua prima personale, nel 1960 alla Galleria Il Portico di Santa Margherita Ligure, a cui seguirono le gallerie milanesi e poi l'affermazione a livello internazionale. Una rassegna delle sue opere più importanti in questi giorni è in mostra negli spazi di Palazzo Rocca a Chiavari. Dentro l'opera di Luigi Grande c'è una grande coerenza, c'è una continuità che ha il senso di un giudizio sulle cose, sul mondo, sulla vita, perché Luigi non è un pittore decorativo, non è un pittore consolatorio, non è un pittore che arreda il nostro modo di vedere, è un pittore che si serve della pittura per un discorso sulla vita, sulle cose, sulle emozioni che queste ci danno. La mostra allestita a Palazzo Rocca a Chiavari resterà aperta fino al 28 novembre, sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Tra i corridoi e le sale è possibile ammirare uno spaccato della numerosa produzione del pittore. È la grande scuola espressionista europea e anche americana che continua, ma tra le mani di Luigi questa tradizione linguistica, espressiva, espressionista in questo caso, ha una qualità in più, cioè la sua è una pittura morale più che pittorica, è più etica che estetica, perché la sua è una pittura che racconta la vita, che la giudica e quindi ci in qualche modo dà alla pittura stessa un ruolo ulteriore, un ruolo diverso dal consueto, insomma.